Domenica della Divina Misericordia, e per questa bella circostanza ci troviamo a Cracovia, al santuario dedicato proprio alla Divina Misericordia. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse e stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. 8 giorni dopo venne Gesù e stette in mezzo a loro. Il nostro Signore è straordinario perché non rinuncia mai ad amarci, anche quando noi chiudiamo la porta, anche quando noi gli chiudiamo il cuore. Lui, con soavità e leggerezza, attende, bussa e con pacatezza entra nella nostra vita e porta quella gioia, quella serenità che annuncia per ben 2 volte: «Pace a voi». E non lo dice solo ai discepoli, ma lo dice anche a me, anche a ogni uomo, a ogni donna. Lo ripete, come ha fatto con le donne il mattino di Pasqua, lo ripete ai discepoli spaventati, lo ripete a me quando sono affranto, distrutto, dolorante. Ma ancora di più fa il Signore, perché dice che proprio lì, in quelle ferite, dove invita Tommaso a porre il suo dito, proprio lì, in quelle lacerazioni, in quei dolori, passa l'amore di Dio e quella luce straordinaria che porta anche a me la luce della misericordia e della gioia, la luce del perdono e della resurrezione, la luce di una speranza che non viene mai meno, di una gioia che il Signore sempre ravviva. Apriamo allora la nostra vita all'incontro con Lui per avere oggi e sempre la sua pace. Preghiera
di San Giovanni Paolo II, pronunciata proprio qui a Cracovia il 17 agosto del 2002. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica della Divina Misericordia a tutti voi. Intercedi.